Fra Rufino Megliola, al secolo Antonio, nasce a Lacedonia, in provincia di Avellino, il 15 luglio 1935, da Pietrangelo Raffaele e da Giovannina Salvagno. L'esempio dei genitori e la trasmissione dei valori autentici lo spingono quasi spontaneamente verso un progetto di vita al servizio di Dio e dei fratelli, al seguito di San Francesco d'Assisi. Entra in convento e il mese di settembre, in particolare la prima decade, segna le tappe significative del suo iter formativo. La vestizione, il 3 settembre 1952, la professione temporanea, il 5 settembre 1953, la professione perpetua, l'8 settembre 1956, l'ordinazione sacerdotale, il 6 settembre 1959. Un vero frate minore cappuccino, nell'assidua e costante fedeltà al progetto di vita consacrata, nell'impegno circa l'osservanza dei voti, della regola e delle tradizioni proprie dell'ordine. Fratello tra fratelli, amante del convento, considerato sempre come la sua casa, aperto e disponibile con tutti, libero nel fare l'obbedienza sperimentando il senso della provvisorietà e della povertà di spirito. Generoso ed intenso è il suo impegno nel servizio sacerdotale. Fra Rufino è sacerdote instancabile ed entusiasta. Ha una personalità dinamica, tenace, determinata, sensibile e attenta ai gesti più semplici, aperta all'amicizia e alla convivialità, estroversa e discreta nello stesso tempo. Nel 1961 è a Foggia Immacolata come sacrista e nel 1962 è vice direttore del quarto liceo. Nel gennaio del 1964 è vicario e vice maestro dei novizi a Morcone e nel dicembre dello stesso anno i superiori lo inviano a Cerignola come parroco. Vi resta per 15 anni, nel corso dei quali è nominato economo, superiore e segretario provinciale per le parrocchie. Nel 1979 è eletto quarto definitore, inviato a Campobasso e superiore, direttore dello studio teologico e docente. Nel 1982 è eletto terzo definitore ed è a Termoli come vicario e parroco. A 49 anni Fra Rufino Megliola viene chiamato ad un ruolo importante per la provincia religiosa. Nel gennaio del 1985 i confratelli cappuccini lo eleggono ministro della religiosa provincia di Sant'Angelo Foggia. Guida la provincia religiosa durante le celebrazioni dei 100 anni della nascita di Padre Pio da Pietrelcina e il 23 maggio 1987 accoglie a San Giovanni Rotondo Papa Giovanni Paolo II. Quel giorno, insieme a tutti i confratelli, è in festa e si stringe attorno a Sua Santità per ringraziare il Signore per il grande dono che ha fatto al mondo, Padre Pio. Nel settembre dello stesso anno accoglie Madre Teresa di Calcutta, che resta colpita dalla spiritualità e dal messaggio di Padre Pio. I confratelli cappuccini, nel capitolo provinciale del 1988, lo confermano come ministro. È sotto il suo provincialato che la provincia religiosa vive a 22 anni dalla morte di Padre Pio il 21 gennaio 1990 nel santuario di Santa Maria delle Grazie la conclusione del processo diocesano per la beatificazione e canonizzazione del cappuccino di Pietrelcina, una data storica. È guardiano a Pietrelcina per 7 anni, dal 1991 al 1998, anno in cui torna a Campobasso come vicario e parroco, vi resta fino al 2002. La realtà parrocchiale, la formazione dei giovani frati, l'esercizio del servizio di autorità come guardiano di alcuni conventi importanti, come definitore provinciale e per un sessennio come ministro provinciale, rappresentano lo spazio umano, fraterno e pastorale dove Fra Rufino Megliola dà nel corso degli anni il meglio di sé e nei quali spende gran parte delle sue energie e qualità come frate cappuccino, pastore zelante, guida illuminata, animatore generoso, con uno stile tutto personale di esprimersi, comunicare e rapportarsi, che al di là dell'atteggiamento esteriore, o meglio della scorza spesso dura e indigesta, nasconde un'umanità intensa, calda, attenta, delicata, affettuosa e discreta, giammai di facciata o ricercante il consenso di tutti a tutti i costi. Dietro quella scorza alquanto dura e dietro quello sguardo a volte severo nasconde un cuore grande, una bontà semplice e disarmante. Ministro e servo,
Fra Rufino sa dare fiducia, avere pazienza, è presente e dialoga con i frati, talvolta soffre nell'arduo esercizio di autorità rapportato al senso di discernimento, all'assunzione a volte di decisioni difficili e sofferte, alla capacità di essere al passo con i tempi e con le nuove sensibilità. Ha un grande amore per la missione dei Cappuccini in Africa, nel Chad, dove puntualmente si reca per la visita fraterna e pastorale, anche in frangenti tumultuosi, convinto dell'importanza della sua presenza come principio di incoraggiamento e sostegno per i confratelli cappuccini missionari. Il 31 ottobre 2002, alle 5:30 del mattino, per il 67enne Fra Rufino Megliola da Lacedonia, si ferma il tempo della sua esperienza umana, fraterna e pastorale. Viene chiamato al cielo per cantare insieme a Padre Pio, che ha visto canonizzato, la lode, la gloria, la sapienza, l'onore, il rendimento di grazie ed ogni benedizione a Dio.